Nella scorsa lezione sulle onde elettromagnetiche ci siamo occupati della radiazione di frenamento, chiamata anche bremsstrahlung. Questa radiazione può essere prodotta attraverso il passaggio di una particella carica, ad esempio un elettrone, che abbia una velocità iniziale v, vicino ad un nucleo atomico, quindi una particella con carica positiva e massa molto più grande di quella dell'elettrone, e la conseguente deviazione della traiettoria dell'elettrone in moto, con emissione di onde elettromagnetiche. Sappiamo infatti, l'abbiamo discusso nella scorsa lezione, che una carica accelerata produce onde elettromagnetiche. In questo caso l'accelerazione è dovuta al campo elettrico prodotto dal nucleo atomico. Visto che vengono emesse onde elettromagnetiche, la cosiddetta radiazione di frenamento, e visto che l'energia di queste onde elettromagnetiche deve provenire dall'unica fonte disponibile in questo momento, cioè l'energia cinetica dell'elettrone in movimento, l'energia cinetica finale dell'elettrone nel momento in cui si allontana dal nucleo atomico deve essere minore dell'energia cinetica iniziale, quindi la velocità v' finale è minore della velocità iniziale v. In termini di lunghezze d'onda e frequenze, la radiazione così emessa può avere uno spettro piuttosto vario. Non abbiamo, cioè, emissione di onde elettromagnetiche di tipo monocromatico. Anche perché di solito non abbiamo un singolo atomo isolato, gli elettroni possono essere mandati contro un materiale e il passaggio di questi elettroni vicino ai nuclei di questo materiale, con successivi urti con diversi nuclei, può dar luogo ad emissione di onde elettromagnetiche di varia frequenza e lunghezza d'onda. Materialmente, se si vuole produrre un effetto di questo tipo, si può utilizzare un cosiddetto tubo a raggi X. Ricordiamo che i raggi X sono onde elettromagnetiche con lunghezze d'onda che vanno da circa 0,01 a 10 nanometri. Ovviamente si tratta di limiti approssimativi, non c'è uno stacco netto. Si tratta quindi di lunghezze d'onda molto più piccole di quelle della radiazione visibile, che invece va, ricordiamolo, dai 400 ai 700 nanometri. Un tubo a raggi X è fatto in questo modo. Si utilizza un contenitore di vetro nel quale viene fatto il vuoto, lo stesso utilizzato per costruire le valvole termoioniche, che abbia uno spazio interno nel quale si possono far muovere delle cariche elettriche. Fare il vuoto serve a far sì che le cariche elettriche in moto all'interno di questo tubo non incontrino come ostacolo le molecole di aria o di qualunque altro gas. Nelle parti rastremate di questo tubo vengono collocati un catodo e un anodo. L'anodo di solito è una superficie di un metallo pesante come il tungsteno o il molibdeno, che come anodo viene per l'appunto collegato al polo positivo di un generatore. Il catodo viene collegato al polo negativo. Questo tubo somiglia molto a quello utilizzato per studiare sperimentalmente l'effetto fotoelettrico. La differenza è che qui non provochiamo l'emissione di elettroni per effetto fotoelettrico dal catodo, ma il catodo viene a sua volta riscaldato attraverso un circuito alimentato da un generatore che permette di provocare l'emissione di elettroni per effetto termoionico. Quindi dal catodo vengono emessi diversi elettroni grazie al surriscaldamento di un filamento. Questi elettroni vengono poi accelerati dal campo elettrico generato dal secondo generatore, quello che è collegato all'anodo di tungsteno o di molibdeno o a qualche altro metallo pesante, in modo da avere un campo elettrico rivolto con questo verso. Gli elettroni vengono accelerati nel verso opposto, visto che hanno carica negativa, muovendosi all'interno del tubo, colpiscono, l'anodo. Colpendo l'anodo, di fatto otteniamo l'effetto che abbiamo descritto poco fa, cioè gli elettroni vanno a interagire con i nuclei atomici dell'anodo e danno luogo all'emissione di raggi X, in generale di onde elettromagnetiche. Se si tratta di raggi X, questo dipende dall'energia che inizialmente hanno gli elettroni.
Questi raggi X escono fuori dal tubo e poi possono essere utilizzati per vari usi, di cui ne discuteremo alcuni. Ora, l'energia che devono avere questi elettroni per produrre effettivamente i raggi X deve essere dell'ordine di alcune migliaia. Diciamo, da 10 alla 3 a 10 alla 5 elettron volt a seconda di quali sono le lunghezze d'onda che vogliamo effettivamente produrre. E queste energie vengono ottenute attraverso una differenza di potenziale adeguata. Ricordo che l'energia espressa in elettron volt corrisponde al valore in volt della differenza di potenziale con cui si deve alimentare il tubo per dare questa energia agli elettroni. Infatti, una particella che abbia una carica pari a quella elementare, se viene sottoposta ad una differenza di potenziale delta V, acquista un'energia delta U pari al prodotto della carica per delta V. Se questa energia viene espressa in elettron volt, il numero che esprime la differenza di potenziale in volt corrisponde esattamente con il numero che esprime l'energia ottenuta in elettron volt. Quindi, per esempio, se io voglio ottenere energie per questi elettroni dell'ordine di qualche migliaio di elettron volt, ho bisogno di differenze di potenziale che alimentano il tubo di alcune migliaia di volt. Quindi questa deve essere la differenza di potenziale data dal generatore. I raggi X così emessi, abbiamo detto, possono avere diverse possibili lunghezze d'onda. Come si fa a selezionare un'onda, non dico monocromatica, ma che abbia valore di lunghezza d'onda abbastanza ristretti attorno ad un valore ben preciso di lunghezza d'onda, lambda 0? Beh, si può ottenere questo effetto facendo arrivare questi raggi X su un materiale con struttura cristallina, quale potrebbe essere un altro materiale, un'altra piastrina metallica. Questi raggi X che arrivano su questo materiale vengono diffusi in varie direzioni, ma la direzione di diffusione dipende di fatto dalla lunghezza d'onda che hanno questi diversi raggi X, quindi le diverse lunghezze d'onda possono essere separate attraverso una piastrina di questo tipo, viene chiamata reticolo di diffrazione. A fare da reticolo è la struttura cristallina del metallo utilizzato. Perché si ha un cambiamento dell'angolo di riflessione di questi raggi X a seconda della lunghezza d'onda dei raggi X che vengono fuori dal tubo? Qui avremo lunghezze d'onda lambda 1, lambda 2, lambda 3, diversi a seconda dei vari angoli, un po' come un prisma è in grado di separare le diverse lunghezze d'onda della luce che passa attraverso di esso. Quindi diciamo che ciò che normalmente per la luce viene ottenuto con un prisma può essere ottenuto nel caso dei raggi X con un reticolo di diffrazione. Un reticolo cristallino però. Il reticolo cristallino ha di solito una struttura molto regolare, cioè i diversi atomi che lo formano sono collocati secondo una struttura geometrica molto regolare e separati fra di loro da distanze che sono dell'ordine delle dimensioni atomiche. Quindi queste distanze interatomiche sono dell'ordine di 10 alla meno 10 metri. Allora, cosa succede quando dei raggi X vanno a incidere sui diversi strati del reticolo? Facciamo uno schema di quello che può essere un reticolo, evidenziando soltanto i piani senza andare a disegnare i singoli atomi che costituiscono questi piani. Quindi supponiamo che questa sia la struttura del materiale utilizzato per far riflettere i raggi X. Ovviamente i piani del reticolo cristallino non sono necessariamente paralleli alla superficie del pezzo di materiale utilizzato. Quindi supponiamo che i piani siano così orientati. Vabbè, insomma, si dovrebbero fare tutti i piani lungo tutta la struttura del materiale. Allora, se abbiamo dei raggi X che vanno a incidere su questo materiale, supponiamo che i raggi arrivino
in questo modo. Chiaramente questi raggi possono essere riflessi da ognuno di questi piani. Quello che succede è che i raggi che vengono riflessi da un piano o dal successivo vanno a interferire fra di loro, danno luogo cioè al fenomeno dell'interferenza, interferenza che può rivelarsi costruttiva o distruttiva. Ad esempio, se vengono riflessi da un piano o dal piano adiacente, quello successivo, che sia questo piano qui, poi chiaramente possono essere riflessi da ognuno dei piani successivi. Bene, i raggi riflessi danno luogo al fenomeno dell'interferenza. Indichiamo con φ il seguente angolo, l'angolo formato dalla direzione di incidenza dei raggi x con la direzione lungo la quale sono orientati i piani della struttura del reticolo. Questo significa che la perpendicolare a tali piani, che vado a evidenziare in bianco, forma con la direzione di incidenza un angolo che è pari a pi greco mezzi meno fi, o 90 gradi meno fi, a seconda se misuriamo gli angoli in radianti o in gradi. Quindi quest'altro angolo, teta, è pari a pi greco mezzi meno fi, o 90 meno fi. Ora, un raggio che venga riflesso da un piano e un raggio che venga riflesso dal piano successivo, se provenivano dalla stessa sorgente, vengono adesso ad avere un cammino, di lunghezza diversa prima della riflessione. Questo cammino si trasforma in cammino ottico, cioè dà luogo ad una differenza di fase tra i raggi riflessi. Il primo raggio, quello che viene riflesso dal piano più vicino alla superficie, il secondo raggio, quello che viene riflesso da un piano più profondo, se prima erano perfettamente in fase, all'uscita non sono necessariamente in fase, hanno una differenza di fase che è determinata dalla differenza di cammino. Questa differenza di cammino è determinata dalla distanza fra i due piani, moltiplicata però per il coseno dell'angolo formato nella direzione di incidenza dei raggi X con la perpendicolare ai piani, cioè l'angolo teta. Quindi la differenza di cammino, delta L, è determinata dalla distanza D fra i due piani successivi, moltiplicato il coseno dell'angolo teta, il tutto ripetuto due volte in quanto il raggio deve percorrere questa distanza in andata e poi percorrerla al ritorno. Il raggio è quello che subisce la riflessione dal piano più profondo. Questo significa, visto che teta è pari a 90 meno φ, che abbiamo due volte la distanza fra due piani successivi per il seno dell'angolo φ, visto che il coseno di 90 meno φ è pari al seno di φ. Quindi la differenza di cammino fra due raggi che vanno a interferire all'uscita è pari a due volte la distanza fra i piani moltiplicato il seno dell'angolo. Quest'angolo di incidenza chiaramente è anche l'angolo di uscita di questi raggi. Ora, noi abbiamo un'interferenza costruttiva, è noto dalla teoria delle onde elettromagnetiche, soltanto se la differenza di cammino, la differenza geometrica di cammino, cioè misurata in metri, è pari a un numero intero n di lunghezze d'onda. Quindi se i raggi X hanno una lunghezza d'onda lambda, soltanto se la differenza delta L è pari a un numero intero di lunghezze d'onda, si ha un'interferenza costruttiva. L'interferenza completamente distruttiva si ha quando invece la differenza di cammino delta L è pari a un numero dispari, diciamo 2n più 1, di mezze lunghezze d'onda. Se abbiamo un numero dispari di mezze lunghezze d'onda, si ha un'interferenza completamente distruttiva. Avere invece un numero intero di lunghezze d'onda è come avere un numero pari di mezze lunghezze d'onda. Quindi questa è la condizione per avere interferenza costruttiva. E sostituendo l'espressione che contiene l'angolo, otteniamo
La condizione di interferenza costruttiva è la seguente: dobbiamo avere che un numero intero di lunghezze d'onda deve essere pari a 2 volte la distanza fra i piani del reticolo cristallino per il seno dell'angolo di incidenza. Questo permette di affermare che, andando a scegliere l'angolo in corrispondenza del quale si va a misurare l'intensità dei raggi X in uscita dopo la riflessione, la lunghezza d'onda di questi raggi deve essere pari a 2d seno di φ fratto n, dove n può assumere qualunque valore intero, 1, 2, 3, eccetera. In realtà la maggiore intensità in assoluto si ha per il primo ordine di raggi riflessi, cioè per n uguale 1, cioè quando si ha una differenza di cammino pari esattamente ad una lunghezza d'onda, più che a 2, a 3 o a 4. Quindi di fatto a dominare nella riflessione, fissato l'angolo φ, sono i raggi X con una lunghezza d'onda che è data da 2 volte la distanza per il seno di φ, quindi con un ordine 1 per quanto riguarda le possibili lunghezze d'onda che possono dare interferenza costruttiva. Questo significa che, scegliendo l'angolo φ, è possibile di fatto scegliere la lunghezza d'onda dei raggi in uscita. Allora, quello che facciamo utilizzando un tubo a raggi X è di modificare l'inclinazione di questa piastrina in modo tale da cambiare l'angolo di incidenza dei raggi X. Così i raggi X in uscita devono avere una lunghezza d'onda che è determinata dall'angolo di incidenza e quindi anche dall'angolo di riflessione. Quindi, selezionando opportunamente la direzione di questa piastrina, di questo reticolo sul quale si fanno incidere i raggi X, è possibile determinare in base all'angolo di riflessione quale lunghezza d'onda siamo interessati a misurare. Ovviamente, poiché vengono riflessi raggi X con diverse direzioni possibili, quello che si fa è di disporre all'uscita, cioè dopo la riflessione, di disporre in questa posizione uno schermo con un piccolo foro che permette di selezionare soltanto i raggi X che hanno un ben determinato angolo di uscita. In questo modo, fissato l'angolo, è possibile fissare la lunghezza d'onda. Quindi, ricapitolando, un tubo a raggi X è un tubo vuoto nel quale ci sono un anodo e un catodo. L'anodo e il catodo vengono alimentati con una differenza di potenziali di alcune migliaia di volt. Il catodo viene riscaldato con un secondo circuito che permette l'emissione di elettroni per effetto termoionico. Gli elettroni vengono accelerati, colpiscono l'anodo e danno luogo ad emissioni di radiazione di frenamento. Questa radiazione viene mandata su un bersaglio, un reticolo cristallino, che grazie al fenomeno dell'interferenza, che abbiamo qui spiegato, che si chiama diffusione Bragg, e questa che abbiamo indicato prende il nome di legge di Bragg. Permette questo stratagemma di selezionare, mettendo anche uno schermo con un piccolo foro, di selezionare soltanto i raggi X che hanno una ben determinata lunghezza d'onda. A titolo di esempio, faccio vedere una figura che mostra come è fatto un tubo a raggi X. Questo è un tubo a raggi X realizzato nel 1917. Qui c'è il catodo che viene riscaldato e dà luogo ad emissione per effetto termoionico. Ci sono i collegamenti per il circuito di alimentazione principale. Qui c'è l'anodo che presenta una superficie inclinata, una superficie abbastanza ampia. Su questa superficie vanno a sbattere gli elettroni emessi per effetto termoionico e da questa superficie si dipartono i raggi X che poi vengono successivamente utilizzati. A questo punto andiamo a discutere un'altra faccenda, e cioè una volta che abbiamo prodotto raggi X con una ben determinata lunghezza d'onda che possiamo selezionare a nostro piacimento, cosa ne facciamo? Beh, andiamo qui a discutere cosa succede quando questi raggi X vengono mandati su un materiale
è quando questi raggi X vanno a interagire con le cariche elettriche atomiche presenti in questo materiale. Quindi di nuovo i raggi X, ma stavolta selezionati con una ben determinata lunghezza d'onda lambda 0, vengono inviati su un bersaglio in cui sono presenti nuclei atomici e nubi di elettroni che circondano questi nuclei. Quindi attenzione, adesso non stiamo mandando elettroni sul materiale, stiamo mandando radiazione elettromagnetica. Ora, questi elettroni sono normalmente legati ai loro atomi. La radiazione elettromagnetica può, come abbiamo già spiegato, visto che si tratta di un'entità composta da campo elettrico e campo magnetico, può interagire con qualunque carica elettrica, sia quelle legate agli elettroni, sia la carica elettrica presente nei nuclei, cioè legata ai protoni. È anche vero però che un nucleo atomico ha una massa m che è certamente molto maggiore della massa dell'elettrone. Poiché quando viene esercitata una forza F, la conseguente accelerazione subita da una particella su cui agisce questa forza è direttamente proporzionale sia alla forza, ma inversamente proporzionale alla massa, ne segue che l'accelerazione subita da un elettrone e l'accelerazione subita da un nucleo sono molto diverse a parità di forza, perché la forza è determinata dall'intensità del campo elettromagnetico incidente. La carica elettrica posseduta dagli elettroni e dai nuclei non è poi così diversa. Il nucleo è fatto da protoni, i protoni hanno una carica pari alla carica elementare, gli elettroni hanno una carica pari alla carica elementare cambiata di segno. Quindi sostanzialmente, almeno in ordine di grandezza, la forza agente a causa dell'onda elettromagnetica sugli elettroni e sui nuclei ha grosso modo lo stesso valore, però se facciamo il rapporto tra l'accelerazione subita dall'elettrone e l'accelerazione subita dal nucleo, è chiaro, visto che ci sono in gioco anche le masse, che l'accelerazione subita dall'elettrone è molto maggiore di quella subita dal nucleo e di conseguenza gli effetti della radiazione elettromagnetica su queste cariche sono molto più evidenti sugli elettroni che non sui nuclei. In pratica, questi elettroni vengono accelerati dal campo elettromagnetico della radiazione incidente e possono diventare antenne che emettono a loro volta radiazione elettromagnetica, esattamente come abbiamo discusso nella scorsa lezione sulle onde elettromagnetiche. Anche i nuclei possono generare onde elettromagnetiche, però la loro accelerazione è molto più bassa, di conseguenza l'intensità delle onde elettromagnetiche emesse dai nuclei è sostanzialmente trascurabile rispetto all'intensità della radiazione riemessa dagli elettroni quando arrivi una radiazione incidente. Per cui da questo momento in poi andremo a discutere degli effetti di questa radiazione incidente non sui nuclei, ma direttamente sugli elettroni. Sulla base della teoria elettromagnetica classica, due persone in particolare si sono occupate degli effetti di questa radiazione incidente sugli elettroni. Si parla in particolare della trattazione fatta da Thomson e corrispondentemente della diffusione Thomson. Il termine inglese utilizzato per diffusione è scattering. Diffusione Thomson. E poi se ne è occupato anche Rayleigh. Quindi parliamo anche di diffusione Rayleigh. O anche scattering Rayleigh, se ragioniamo in inglese. Qual è la differenza tra la teoria sviluppata da Thomson e la teoria sviluppata da Rayleigh? Beh, Thomson essenzialmente ha analizzato gli effetti della radiazione su un elettrone libero, quindi o non elettrone legato ad un particolare nucleo atomico, ma un elettrone libero di muoversi nello spazio. Rayleigh invece ha esaminato l'effetto della radiazione sugli elettroni legati ai nuclei. Le conclusioni a cui si può giungere, al di là, diciamo, delle differenze quantitative, sono simili. Infatti, la teoria classica, ne abbiamo discusso nella scorsa lezione, prevede che se un'onda elettromagnetica sinusoidale con una ben determinata lunghezza d'onda colpisce una particella carica, cosa succede? Poiché la perturbazione che l'elettrone subisce è di tipo sinusoidale, l'elettrone oscilla con una ben determinata frequenza, cioè con la frequenza
legata alla lunghezza d'onda lambda 0 dalla relazione F uguale C fratto lambda 0. Quindi la frequenza F0 con cui vengono fatti oscillare gli elettroni è determinata strettamente dalla lunghezza d'onda della radiazione incidente. Ne segue che questo elettrone, una volta che oscilli con una frequenza F0, dà luogo ad una emissione in varie direzioni nello spazio di onde elettromagnetiche con la stessa frequenza. Quindi nella diffusione Thomson questo viene studiato per quanto riguarda l'elettrone libero, quindi abbiamo un elettrone, arriva una radiazione sinusoidale incidente con una frequenza F0, l'elettrone messo in oscillazione armonica a causa della radiazione incidente con una frequenza F0 riemette onde elettromagnetiche nelle varie direzioni dello spazio con la stessa lunghezza d'onda e quindi con la stessa frequenza. Volendo sottoporre a verifica sperimentale i risultati della teoria sviluppata da Thomson, bisognerebbe misurare l'intensità della radiazione diffusa dall'elettrone per vari angoli di diffusione e anche in funzione della lunghezza d'onda, per verificare cioè che per i diversi angoli di diffusione si abbia radiazione elettromagnetica sempre e solo con la frequenza F0 e con la lunghezza d'onda lambda 0 della radiazione incidente. Questa verifica sperimentale l'ha fatta Compton. Precisamente, quindi, volendo riassumere un po', le caratteristiche di tutto l'apparato sperimentale, abbiamo a che fare con un sistema così strutturato. Abbiamo un tubo a raggi X, qui c'è l'anodo del tubo, che permette l'emissione di raggi X con diverse lunghezze d'onda. Poi abbiamo un reticolo che serve a dar luogo al fenomeno dell'interferenza. Scegliendo l'angolo del reticolo e l'angolo di diffusione e utilizzando uno schermo, è possibile ottenere radiazione elettromagnetica con una lunghezza d'onda ben determinata, lambda 0. Questa lunghezza d'onda viene mandata su un bersaglio, dopodiché si va a studiare la radiazione uscente dal bersaglio in funzione dell'angolo di diffusione. L'angolo di diffusione lo indichiamo con la lettera θ. θ uguale 0 significa che la radiazione incidente sul bersaglio viene diffusa senza alcuna deviazione. Theta uguale 90 gradi vuol dire che si ha una deviazione di un angolo retto, theta uguale 180 gradi vuol dire che la radiazione torna esattamente all'indietro. La radiazione può essere emessa in tutte le direzioni. Come si fa ad analizzare la radiazione in uscita? Beh, si può fare un'operazione di questo genere. Un secondo reticolo di diffrazione viene utilizzato per selezionare la lunghezza d'onda della radiazione in uscita. Teoricamente, se la radiazione in uscita ha sempre e solo la lunghezza d'onda lambda 0, il reticolo di diffrazione dovrebbe dar luogo ad un'interferenza costruttiva solo se viene rispettata la condizione di Bragg 2d seno di φ uguale lambda 0, cioè soltanto per angoli poi di diffusione dal reticolo di diffrazione che rispettino questa condizione si dovrebbe avere intensità misurata. Però, siccome non escludiamo in linea di principio che ci possa essere radiazione elettromagnetica anche con lunghezza d'onda diversa da quella lambda 0 della radiazione incidente, chiaramente il reticolo può essere utilizzato ruotandolo in diverse direzioni per verificare cosa viene fuori dalla riflessione da questo reticolo. Dopodiché si utilizza un nuovo schermo forato per selezionare una ben determinata lunghezza d'onda, si misura attraverso uno strumento di misura di intensità della radiazione l'intensità in uscita della radiazione selezionando un ben determinato valore di lunghezza d'onda lambda in uscita. Quello che poi si può fare è, scelto l'angolo theta di uscita della radiazione, quindi per ogni determinato valore dell'angolo theta si costruisce un grafico che dia l'intensità della radiazione in funzione della lunghezza d'onda. Dopodiché
Questo grafico rappresenta la distribuzione spettrale della radiazione X in uscita dal dispositivo sperimentale in funzione della lunghezza d'onda, quindi la distribuzione spettrale, intensità alle varie lunghezze d'onda. Questo è l'esperimento fatto da Compton. Ora, abbiamo una sorta di simulatore che permette di descrivere quali sono st stati i risultati ottenuti da Compton per diversi valori dell'angolo θ, da θ uguale 0 fino a θ uguale 2, non 2π greco, ma π greco, cioè un angolo piatto. Eccolo qui. Abbiamo qui una riproduzione dell'apparato sperimentale. Questa rappresentata in giallo è la radiazione incidente, teoricamente dovrebbe avere una lunghezza d'onda lambda 0. Qui abbiamo il bersaglio sul quale questa radiazione va ad incidere. Queste qui più piccole in giallo sono le radiazioni diffuse da questo bersaglio nelle diverse direzioni possibili. Questo qui rappresenta il dispositivo di misura. Permette di selezionare la radiazione e andare a fare le misure e l'analisi spettrale. Quindi questo qui che è indicato con SPEC è quanto abbiamo visto prima, cioè un dispositivo che attraverso la condizione di Bragg permette di selezionare le diverse lunghezze d'onda e poi successivamente di andare a misurare l'intensità. Ora, chiaramente, allestito in questo modo, l'apparato sperimentale permette di fare le misure per la radiazione che prosegue dritto senza subire alcuna deflessione. C'è la radiazione che viene diffusa nella stessa direzione e verso della radiazione incidente. Qui abbiamo un cursore che permette di regolare quest'angolo. E qui abbiamo il corrispondente spettro, cioè in ordinate abbiamo, e in ascissa abbiamo rispettivamente l'intensità della radiazione e in ordinate la lunghezza d'onda. Qui c'è un'unità di misura abbastanza libera per quanto riguarda l'intensità della radiazione. In questo momento non siamo strettamente interessati ai valori in assoluto quanto alle caratteristiche in funzione della lunghezza d'onda. In ascissa invece abbiamo la lunghezza d'onda espressa in picometri, cioè in unità corrispondenti a 10 alla meno 12 metri, quindi siamo nell'ordine dei raggi X cosiddetti duri, cioè raggi X ad alta energia. In questo momento il cursore è posizionato in modo tale da avere un angolo zero di diffusione. Quello che osserviamo è che c'è una diversità di lunghezze d'onda, però sono tutte più o meno incentrate attorno ad un valore che corrisponde di fatto alla lunghezza d'onda della radiazione incidente. Si deve tener conto che la radiazione incidente è difficile che sia esattamente monocromatica, quindi anche lo spettro della radiazione diffusa non è esattamente monocromatico. Però il fatto che ci sia un picco in corrispondenza di un valore abbastanza preciso della lunghezza d'onda permette sostanzialmente di avere una sostanziale conferma della teoria di Thomson. Questo fino a quando non andiamo a vedere cosa succede quando cambiamo l'angolo di diffusione. Possiamo infatti, come state osservando, andare a vedere cosa succede, come cambia il profilo spettrale quando si cambia l'angolo di diffusione. Come vediamo, lo spettro si modifica. Intanto tende ad allargarsi, quindi questo significa che ci sono dei cambiamenti di lunghezza d'onda, ma la cosa più importante è quando aumentiamo progressivamente l'angolo di diffusione, compare man mano che aumentiamo l'angolo un secondo piccolo, con un'evidente differenza nel valore centrale della lunghezza d'onda, cioè questo secondo massimo è ad una lunghezza d'onda che è decisamente diversa rispetto al valore della lunghezza d'onda del massimo principale. Man mano che variamo l'angolo, arriviamo ad un angolo di 90 gradi, questa differenza di lunghezza d'onda diventa evidente. Ci sono stavolta due massimi completamente e nettamente separati che mettono in evidenza l'esistenza di due lunghezze d'onda principali, quella della radiazione incidente che continua a sopravvivere, ma c'è una lunghezza d'onda ben distinta che invece è completamente diversa dalla lunghezza d'onda principale. Questo massimo si sposta, cambia valore come lunghezza d'onda di riferimento man mano che cambiamo l'angolo. La massima differenza tra i due massimi si ha in corrispondenza di una diffusione a 180 gradi, cioè con un ritorno indietro della radiazione incidente. Se andiamo a cambiare l'angolo nell'altro verso, si ripete esattamente la stessa situazione. Man mano che ci allontaniamo dalla diffusione senza deviazione, si ha la comparsa del secondo massimo e poi progressivamente la variazione di questo massimo fino ad un valore
massimo possibile di questa differenza quando la diffusione avviene a 180 gradi. Questo effetto, cioè l'esistenza del secondo massimo e il fatto che la posizione in lunghezza d'onda di questo massimo dipende dall'angolo di diffusione, non è nel modo più assoluto contemplato dalla teoria di Thomson, che è basata sull'equazione di Maxwell, sulla teoria classica. Ebbene, questo effetto si chiama effetto Compton, dal nome del fisico che per primo ha allestito l'esperimento per sottoporre a verifica la teoria di Thomson. Quindi l'effetto Compton consiste nella variazione della lunghezza d'onda della radiazione diffusa nel momento in cui si va a cambiare l'angolo di diffusione. Quindi c'è una seconda lunghezza d'onda, un secondo massimo, la cui posizione in termini di lunghezza d'onda dipende dall'angolo di diffusione. Quello che noi dobbiamo fare adesso è trovare un modo per spiegare la presenza di questo secondo massimo. La teoria classica spiega abbastanza bene la presenza del primo massimo. La lunghezza d'onda della radiazione incidente trasforma gli elettroni del bersaglio in antenne che riemettono radiazione elettromagnetica con la stessa lunghezza d'onda della radiazione incidente. Questo spiega il primo massimo. La teoria classica non dà modo di spiegare il secondo massimo, perché non si spiega perché elettroni che oscillano con una frequenza ben determinata debbano emettere radiazione elettromagnetica con una frequenza diversa da quella di oscillazione. Compton stesso, e indipendentemente da lui anche Debye, sono riusciti a dare una spiegazione di questo fenomeno, accettando però sia l'ipotesi di Planck come anche l'ipotesi di Einstein. In particolare l'ipotesi di Einstein dell'esistenza dei cosiddetti fotoni. L'esistenza dei fotoni presuppone che la propagazione delle onde elettromagnetiche non avvenga come descritto dalla teoria classica, almeno non solo come descritto nella teoria classica, attraverso un flusso continuo di radiazione caratterizzato da campo elettrico e campo magnetico, ma la propagazione deve avvenire attraverso quantità, discrete chiamate fotoni, con l'energia di ogni fotone funzione della frequenza della radiazione e anche della lunghezza d'onda attraverso la costante di Planck. Moltiplicando la costante di Planck per la frequenza della radiazione, o in modo analogo moltiplicando la costante di Planck per la velocità della luce e dividendo per la lunghezza d'onda, si ottiene l'energia dei fotoni per radiazione che abbia una lunghezza d'onda lambda e una frequenza F. In questo senso, Compton ha ottenuto una corretta spiegazione dell'effetto Compton che abbiamo appena descritto, ipotizzando non solo che la radiazione si propaghi con quantità predeterminate, quantità tutte corrispondenti ad uno stesso valore di energia, i fotoni. Ma l'ipotesi di Compton è che i fotoni siano delle vere e proprie particelle, anche se con massa a riposo nulla, che interagendo con gli elettroni diano luogo ad un fenomeno di urto, esattamente come nell'urto tra due palline da biliardo, una pallina che venga lanciata attraverso un urto con una stecca e una seconda pallina che faccia da bersaglio, in quest'urto si abbia uno scambio di energia e di quantità di moto che permetta di giustificare il cambio di energia della pallina che inizialmente colpisce il bersaglio, in quanto questa prima pallina cede parte della sua energia alla seconda pallina. Nella trattazione di Compton, nell'ipotesi di Compton per spiegare l'esperimento da lui stesso effettuato, come palline interagenti fra di loro, andiamo a considerare un fotone che abbia una frequenza iniziale F0, quella selezionata attraverso la condizione di Bragg, ed un elettrone che, come prima ipotesi, supponiamo completamente libero. In effetti, l'esperimento non è stato fatto con elettroni liberi. Abbiamo appena detto che gli elettroni sono legati un po' al reticolo cristallino del materiale che viene utilizzato come bersaglio. Si può comunque con buona approssimazione ipotizzare che l'urto avvenga fra un fotone e un elettrone libero se si tiene conto del fatto che quando si ha a che fare con raggi X, secondo l'ipotesi di Einstein e ora anche di Compton, l'energia dei fotoni che costituiscono questi raggi X
è di un ordine di grandezza tale da superare di gran lunga l'energia di legame degli elettroni più esterni del bersaglio. Vediamo perché. In ogni atomo, gli elettroni più esterni, gli elettroni di valenza, hanno di solito energie di legame che sono comprese tra 1 e circa 10 electron volt. Il valore più elevato che mi viene in mente è quello dell'energia di legame dell'elettrone nell'atomo di idrogeno, che è 13,6 electron volt. Siamo appena al di sopra, ma insomma, come ordine di grandezza siamo lì, alcuni electron volt. Se prendiamo invece della radiazione con una lunghezza d'onda dell'ordine di 10 alla meno 12 metri, vediamo a cosa corrisponde in termini di energia. L'energia del singolo fotone è data da h per c fratto lambda, quindi è data da 6,63 per 10 alla meno 34 joule per secondi per 3,00 per 10 alla 8 metri su secondi diviso, abbiamo detto, 10 alla meno 12 metri. Questo corrisponde a che cosa? Secondi e secondi lo semplifichiamo, viene fuori un joule per metri, ma metri e metri sopra e sotto si semplifica, salta fuori joule. Vediamo il numero. 10 alla meno 34 per 10 alla 8 corrisponde a un 10 alla meno 26. Diviso 10 alla meno 12 arriviamo a 10 alla meno 14. 6,63 per 3, 3 per 6 18, 3 per 7 21, diciamo che grosso modo approssimativamente arriviamo a 20 per 10 alla meno 14 joule, cioè 2 per 10 alla meno 13 joule. Per avere un'idea di cosa significhi questo in termini di electron volt, ricordiamoci che questo numero va diviso per il valore numerico della carica dell'elettrone, cioè 1,6 per 10 alla meno 19. Ora, 10 alla meno 13 diviso 10 alla meno 19 corrisponde a un 10 alla 6. Quindi l'energia tipica di un fotone che ha una lunghezza d'onda di 10 alla meno 12 metri corrisponde a 10 alla 6 electron volt, cioè un mega electron volt. Siamo nell'ordine dei milioni di electron volt. In realtà, ovviamente, abbiamo preso un fotone con lunghezza d'onda molto piccola. Diciamo che sui raggi X possiamo avere energie che vanno dalle migliaia di electron volt alle centinaia di migliaia o milioni di electron volt. In generale, quindi molto più grandi dell'energia tipicamente di legame degli elettroni più esterni di un qualunque atomo. Quindi l'energia che ha il fotone è talmente grande rispetto all'energia di legame dell'elettrone che si può supporre che l'urto tra fotone ed elettrone avvenga come se l'elettrone fosse libero. E allora si può utilizzare il modello sviluppato da Compton, modello in cui si ha un fotone che urta con un elettrone libero. Ora, noi sappiamo che quando si deve studiare l'urto tra due palline, tra due corpi di massa M1 ed M2, che hanno velocità iniziali V1, magari il secondo è anche fermo, visto che stiamo parlando dell'urto di un elettrone che sostanzialmente inquieta, vista anche la sua bassa energia di legame. Per poter sapere cosa succede dopo l'urto, quindi quali sono le velocità finali della seconda particella e della prima particella, bisogna applicare le leggi di conservazione dell'energia e della quantità di moto. A questo punto dobbiamo ragionare su energia e quantità di moto del fotone incidente, visto che dobbiamo applicare gli stessi criteri, e l'energia e la quantità di moto dell'elettrone che fuoriescono, diciamo, dall'urto. Per quanto riguarda il fotone, la sua energia l'abbiamo già detto. È pari, l'energia del fotone, ad h per la frequenza, o anche h per c fratto lambda. Bisogna trovare la sua quantità di moto. Come si scrive la quantità di moto di un fotone, sapendo che questa è la sua energia? Qui ci vengono in aiuto le relazioni sviluppate nell'ambito della relatività ristretta che legano l'energia di una particella alla sua quantità di moto. È possibile dimostrare infatti che per una particella di massa a riposo m0, per la quale quindi l'energia è pari ad m0 c quadro fratto radice di 1 meno v quadro su c quadro, e per cui la quantità di moto P è pari ad m0 v fratto radice di 1 meno v quadro su c quadro, si può dimostrare che vale la seguente relazione. E al quadrato uguale P quadro C quadro più M0 C al quadrato tutto al quadrato.
valga questa relazione si può dimostrare facilmente andando ad effettuare il calcolo di E al quadrato. In base alla definizione di energia relativistica per una particella di massa a riposo m0, abbiamo m0 c quadro fratto radice di 1 meno beta quadro, ricordiamoci che beta è il rapporto V su C, tutto elevato al quadrato. Il quadrato fa sparire la radice e sopra abbiamo m0 al quadrato c alla quarta fratto 1 meno beta quadro. Questo diventa m0 al quadrato c alla quarta. Al numeratore possiamo sommare e sottrarre una stessa quantità. Precisamente sommiamo e sottraiamo m0 al quadrato V quadro C quadro e sottraiamo M0 al quadrato V quadro C quadro tutto diviso 1 meno beta quadro. Adesso mettiamo insieme questo e questo termine e abbiamo m0 al quadrato c al quadrato che moltiplica c quadro meno v al quadrato. Abbiamo messo insieme il primo e l'ultimo, dove c'è il segno meno. Questo viene diviso per 1 meno beta quadro e a parte invece scriviamo il termine rimanente, cioè questo. Cioè m0 al quadrato v al quadrato c al quadrato fratto 1 meno beta quadro. Ora osserviamo anche che c al quadrato v al quadrato, se mettiamo in evidenza c al quadrato, diventa m0 al quadrato c alla quarta, che moltiplica 1 meno beta al quadrato, perché compare il rapporto v su c qua elevato al quadrato, fratto 1 meno beta al quadrato. Qui osserviamo subito la semplificazione di 1 meno beta quadro con 1 meno beta quadro. E qui invece compare un m0 al quadrato v al quadrato fratto 1 meno beta quadro che rappresenta il quadrato della quantità di moto e poi c'è a moltiplicare anche c quadro. Quindi il risultato è m0 quadro c alla quarta più p quadro c quadro. Ma questo termine è esattamente quello che abbiamo scritto qui e siamo partiti da e al quadrato. Quindi effettivamente vale questa relazione. Ci servirà per fare la trattazione dell'effetto Compton secondo l'ipotesi sviluppata da Compton dell'urto tra particelle E quadro è uguale a P quadro C quadro più M0 C al quadrato tutto al quadrato. Utilizzando questa relazione, ovviamente nel caso di un fotone non abbiamo massa a riposo. O quantomeno la massa a riposo è nulla. Allora, per un fotone, se l'energia deve valere H per F, la quantità di moto può essere ottenuta da questa relazione. Infatti, si deve avere per un fotone E quadro uguale a P quadro C quadro. E quindi la quantità di moto deve essere data dal rapporto tra l'energia e la velocità della luce, ovvero H per F fratto C. O anche H per C su lambda fratto C, quindi in termini della lunghezza d'onda la velocità della luce si semplifica e abbiamo il rapporto H fratto lambda. Quindi per un fotone la quantità di moto è data dal rapporto fra la costante di Planck e la lunghezza d'onda del fotone. Questa relazione è importante perché viene utilizzata anche nella teoria quantistica per trovare la lunghezza d'onda di De Broglie per le particelle. Per il momento l'abbiamo utilizzata per i fotoni. Si noti che anche nella teoria classica, in realtà, la quantità di moto trasportata da un'onda elettromagnetica è legata all'energia trasportata dall'onda da questa stessa relazione. Quindi noi l'abbiamo derivata facendo l'ipotesi di partire dalla relazione fra energia e quantità di moto trovata in relatività. E facendo l'ipotesi che la radiazione si stia propagando per fotoni, ma almeno questo risultato, ovviamente non questo, ma questo risultato è valido anche in fisica classica, secondo quanto previsto dalle equazioni di Maxwell. A questo punto abbiamo gli strumenti per impostare
la trattazione del problema dell'urto fra fotone ed elettrone secondo l'ipotesi di Compton. Allora, a questo punto noi abbiamo inizialmente un fotone di lunghezza d'onda lambda 0 e quindi frequenza F0 che urta un elettrone libero. Alla fine dell'urto noi abbiamo un elettrone con una sua quantità di moto pi con e ed un fotone con una quantità di moto ed energia finali diverse da quelle iniziali. E quindi anche la lunghezza d'onda e la frequenza devono essere diverse. Se infatti pi con 0 è la quantità di moto iniziale del fotone, se nell'urto parte della quantità di moto deve essere data all'elettrone, necessariamente, e lo stesso vale per l'energia, dopo l'urto dobbiamo avere una quantità di moto pi per il fotone in uscita e una quantità di moto pi con e per l'elettrone in uscita. Di conseguenza la quantità di moto P deve essere minore della quantità di moto P con 0, esattamente come l'energia E del fotone in uscita deve essere minore dell'energia E con 0 del fotone incidente, visto che parte di questa energia deve andare all'elettrone, c'è un'energia E con E dell'elettrone, anzi indichiamola con K per riferirci al fatto che si tratta di un'energia cinetica, quindi c'è l'energia cinetica K con E dell'elettrone che è pari alla differenza tra l'energia iniziale del fotone e l'energia del fotone in uscita. Visto che tanto l'energia del fotone quanto la quantità di moto sono legate alla frequenza e alla lunghezza d'onda, ne segue necessariamente che la frequenza e la lunghezza d'onda del fotone in uscita devono essere diverse da quelle del fotone in entrata. Quindi questo almeno qualitativamente spiega l'effetto Compton. Poi dobbiamo vedere da un punto di vista quantitativo se i risultati ottenuti sperimentalmente in termini di misura della lunghezza d'onda e i risultati previsti da questa trattazione coincidono da un punto di vista dei valori misurati di frequenza e lunghezza d'onda. Quindi stiamo spiegando come mai il fotone in uscita, quindi la radiazione in uscita, debbono avere una lunghezza d'onda e una frequenza diverse dalla radiazione incidente. Questo ovviamente la teoria classica non lo spiega. Quanto valgono la lunghezza d'onda e la frequenza del fotone in uscita nel momento in cui si ha un elettrone che inizialmente fermo invece viene diffuso con una sua energia E con E, K con E? Beh, andiamo ad indicare con θ e φ rispettivamente l'angolo con il quale viene deviato il fotone e l'angolo formato dalla direzione di lancio dell'elettrone rispetto alla direzione del fotone di moto del fotone incidente. Questi angoli ci servono per fare il bilancio in termini di energia e soprattutto di quantità di moto. Infatti, nell'urto si devono conservare l'energia e la quantità di moto. Per quanto riguarda l'energia, dobbiamo avere E con 0, energia del fotone incidente, uguale ad E più KE, come abbiamo già indicato. Per quanto riguarda la quantità di moto P con 0 del fotone incidente deve essere uguale alla quantità di moto dell'elettrone più la quantità di moto del fotone in uscita. Si osservi che questa è una relazione vettoriale e quindi va scomposta su due direzioni. Indicheremo con X la direzione del fotone incidente e con y nella direzione perpendicolare. La conservazione della quantità di moto va quindi spezzata su queste due direzioni. Per quanto riguarda le componenti x ed y, si possono ottenere dai moduli delle quantità di moto, sia quella dell'elettrone che quella del fotone, moltiplicando per opportune funzioni goniometriche seno e coseno degli angoli θ e φ. In particolare, lungo la componente x occorre utilizzare il coseno dell'angolo θ per quanto riguarda il fotone e il coseno dell'angolo φ per quanto riguarda l'elettrone. Invece per la componente y dobbiamo utilizzare il seno dell'angolo θ e dell'angolo φ rispettivamente. Per quanto riguarda quindi la componente x, noi abbiamo pi con 0, visto che la quantità di moto del fotone è diretta esattamente come l'asse x, pi con 0 ha soltanto componente x e quindi scriviamo direttamente pi con 0. La componente x di pi con e abbiamo detto è data da pi con e per il coseno di φ.
Adesso dobbiamo sommare la componente della quantità di moto lungo l'asse x per quanto riguarda il fotone in uscita, quindi abbiamo un più p per il coseno di teta. Per quanto riguarda la componente y abbiamo 0 per il fotone incidente, visto che il fotone incidente si muove lungo la direzione dell'asse x, quindi la sua componente y è nulla, uguale le componenti y delle due particelle in uscita, cioè l'elettrone e il fotone, sono rispettivamente P con E per il seno dell'angolo φ, e poi, visto che in questo schema il fotone in uscita si sta muovendo verso il basso, quindi in una direzione opposta rispetto all'elettrone, almeno per quanto riguarda la componente y, qui dobbiamo mettere un segno meno, quantità di moto del fotone in uscita per il seno dell'angolo θ. Queste due equazioni possono essere trasformate e combinate insieme in modo da far scomparire l'angolo φ. Noi siamo interessati infatti soprattutto al valore della quantità di moto P in funzione dell'angolo θ, perché è sull'angolo θ che è stato fatto lo studio nell'esperimento di Compton. Per fare questo, portiamo al primo membro, sia nella prima che nella seconda equazione, i termini con il coseno di θ e abbiamo nella prima equazione P0 meno P coseno di θ uguale quantità di moto dell'elettrone per il coseno di φ. Dalla seconda equazione all'inizio c'è 0, quindi abbiamo P seno di θ uguale P con E seno di φ. Adesso eleviamo al quadrato primo e secondo membro, sia nella prima che nella seconda equazione. Otteniamo P0 meno P coseno di θ al quadrato uguale P con E al quadrato coseno al quadrato di φ. E per quanto riguarda la seconda equazione, otteniamo pi quadro sen quadro teta uguale pi con e al quadrato cosen quadro sen quadro fi. Prima equazione con prima equazione, seconda equazione con seconda equazione. Eseguiamo adesso i quadrati. Dalla prima equazione otteniamo P0 quadro meno 2 volte P0P coseno di teta più P al quadrato coseno quadro teta. Abbiamo utilizzato la formula dello sviluppo del quadrato del binomio. Uguale P con E quadro coseno quadro phi. Nella seconda equazione ricopiamo il tutto. P quadro sen quadro teta uguale P con E quadro sen quadro phi. Adesso eseguiamo una somma membro a membro tra queste due equazioni, quindi primo membro più primo membro, secondo membro più secondo membro. Nell'eseguire questa somma otteniamo il seguente risultato. Allora, P0 quadro lo ricopiamo, meno 2. P0P coseno di teta più P quadro coseno quadro teta. Adesso sommiamo il primo membro della seconda equazione più P quadro sen quadro teta uguale. Sommiamo questo termine con questo termine e abbiamo P con E quadro sen quadro phi più P con E quadro coseno quadro phi. Tutta questa espressione la riportiamo in un'altra pagina. E osserviamo subito che questi due termini contengono come fattore comune pi quadro. Questi due termini contengono come fattore comune pi con e quadro. Possiamo fare il raccoglimento a fattore comune e utilizzare la nota identità della trigonometria per cui il coseno al quadrato di un angolo più il seno al quadrato dello stesso angolo danno 1. Quindi abbiamo P0 quadro meno 2 P0P coseno di teta più raccoglimento a fattor comune P quadro aperta parentesi coseno quadro teta più sen quadro teta uguale P con E quadro aperta parentesi, sen quadro φ più cosen quadro φ. Questa
questo e questo, dando come risultato, abbiamo detto, 1. In questo modo tutta l'espressione si semplifica, l'equazione in P0 quadro meno 2P0 P coseno di teta più P quadro uguale P con E quadro. Questa equazione ci servirà dopo, come confronto con un'altra che permette di ottenere sempre la quantità di moto dell'elettrone al quadrato. Adesso andiamo ad occuparci dell'equazione dell'energia. Abbiamo detto che l'energia del fotone incidente meno l'energia del fotone in uscita devono dare l'energia cinetica dell'elettrone. È anche vero che le energie del fotone incidente e in uscita sono date dal prodotto quantità di moto per velocità della luce. Lo abbiamo visto utilizzando la relazione fra quantità di moto e energia proveniente dalla relatività ristretta. Per cui ricaviamo questa equazione. Velocità della luce che moltiplica P0 meno P uguale energia cinetica dell'elettrone. Questa equazione ci servirà fra poco, quindi teniamo a mente questa e questa. Adesso, riprendendo di nuovo la relazione fra energia e quantità di moto in relatività per qualunque particella, cioè questa equazione, utilizziamola per l'elettrone, in modo da mettere insieme l'energia cinetica dell'elettrone con le quantità di moto dell'elettrone, del fotone in ingresso e del fotone in uscita. Allora abbiamo energia dell'elettrone al quadrato uguale, abbiamo detto, quantità di moto dell'elettrone al quadrato per c al quadrato più la massa di riposo dell'elettrone al quadrato per c alla quarta. D'altro canto, l'energia relativistica dell'elettrone si può scrivere come la sua energia cinetica più l'energia di riposo, cioè la massa dell'elettrone per c al quadrato. Eseguendo quindi in questo termine il quadrato e sostituendo questa espressione, abbiamo k più m con ec quadro al quadrato uguale p con e al quadrato c al quadrato più me al quadrato c alla quarta. Eseguiamo il quadrato e abbiamo k quadro più due volte m con ec quadro k uguale p con e al quadrato c quadro più m con e al quadrato c alla quarta. Scusate, mi sono scordato il quadrato del secondo termine nello sviluppo del quadrato del binomio, cioè m con e al quadrato c alla quarta. 1, 2 e 3 termini dal quadrato del binomio. M con e al quadrato c alla quarta ed m con e al quadrato c alla quarta si semplificano. Quindi questa equazione ci permette di arrivare a k quadro più 2 m con e c al quadrato k uguale p con e al quadrato c al quadrato. Dividiamo tutto per c al quadrato e otteniamo k quadro su c quadro più 2m con e, qui si semplifica c al quadrato, per k uguale p con e al quadrato. Bene, fissiamo a mente questa equazione e confrontiamola con le altre che abbiamo segnato, evidenziato prima. Questa equazione ci dà un'espressione per p con e al quadrato, ma anche questa, proveniente dalla conservazione della quantità di moto, ci dà un'espressione per p con e al quadrato. Quindi questo primo membro e questo primo membro possono essere uguagliati. In più, al posto di k, possiamo inserire questa espressione per k. Per cui andiamo con ordine, uguagliamo questa espressione con questa. Lo facciamo in un'altra pagina. P0 quadro meno 2p0p coseno di teta più p al quadrato. Uguale, questa era la prima delle due espressioni per P con E quadro, l'abbiamo presa da qui. Poi dobbiamo prendere quella contenente l'energia cinetica dell'elettrone. K quadro fratto C quadro più 2 M con E per K. Queste due devono essere uguali, quindi. Inoltre, al posto di K andiamo a mettere C per P con 0 meno P. Quindi questa va sostituita qui e qui.
E abbiamo così P0 quadro meno 2 P0P coseno di teta più P al quadrato uguale. Al posto di K quadro abbiamo C quadro per P0 meno P al quadrato, tutto diviso per C quadro, più due volte M con E per C per P con 0 meno P. Ricopiamo per il momento quello che si può ricopiare e poi eseguiamo questo quadrato di binomio. P0 quadro meno 2P0P. So che è noioso, ma il risultato che otterremo sarà abbastanza importante. C quadro e C quadro si semplifica, quindi rimane questo quadrato di binomio che passiamo subito a sviluppare. P0 quadro, quadrato del primo meno doppio prodotto del primo per il secondo, più p al quadrato più due volte m con ec per p con 0 meno p. Ci sono diversi termini, ma alcuni si semplificano. P0 quadro e p0 quadro si semplifica, p quadro e p quadro si semplifica. Riportiamo tutto ciò che è rimasto. Meno 2 p0p coseno di teta uguale meno 2 p0p più 2 m0c per P con 0 meno P. Vediamo tutto, vediamo che i termini che sono rimasti sono tutti contenenti il fattore 2, quindi possiamo dividere per 2. Inoltre ci sono due termini che contengono P0P, li mettiamo insieme al primo membro e abbiamo così, raccogliendo a fattor comune, P0P per 1 meno coseno di teta uguale ad m0c per p con 0 meno p. Questa espressione la ricopio e la riporto nella pagina successiva. Ricordiamoci adesso che la quantità di moto di un fotone, sia il fotone in ingresso che il fotone in uscita, si possono calcolare come il rapporto fra la costante di Planck e la lunghezza d'onda. Di conseguenza, sostituendo queste espressioni sia qui che qui, otteniamo h fratto lambda 0 per h fratto lambda per 1 meno coseno di teta uguale ad m0c per h fratto lambda 0 meno h fratto lambda. Adesso dividiamo tutto per h quadro diviso il prodotto lambda 0 lambda e otteniamo 1 meno coseno di teta uguale. Eseguendo questa divisione viene fuori un m0c fratto h quadro per lambda 0 lambda che moltiplica h su lambda 0 meno h su lambda. M0c fratto h lo lasciamo, vediamo che h qui all'interno della parentesi si può mettere a fattor comune e si va a semplificare con uno dei fattori h presente fuori dalla parentesi. Lambda 0 lambda lo portiamo a moltiplicare e si ottiene 1 meno coseno di teta uguale ad m0c fratto h per lambda meno lambda 0. Scambiamo di posto primo e secondo membro e otteniamo m0c fratto h per lambda meno lambda 0 uguale, rivediamolo un attimo, 1 meno coseno di teta. E infine, moltiplicando tutti e due i membri per h diviso m0c otteniamo lambda meno lambda 0 uguale ad h fratto m0c per 1 meno coseno di teta. Questa qui rappresenta la nostra previsione sulla variazione delta lambda della lunghezza d'onda e quindi otteniamo la relazione fondamentale per descrivere l'effetto Compton per cui la variazione di lunghezza d'onda delta lambda è uguale ad h fratto m0c per 1 meno
coseno di teta. Relazione fondamentale dell'effetto Compton, che permette di avere una previsione quantitativa sulla variazione di lunghezza d'onda. Poiché 1 meno coseno di teta è una quantità adimensionata, questa espressione h fratto m0c deve avere le dimensioni di una lunghezza, e infatti essa si chiama lunghezza d'onda Compton dell'elettrone. Notiamo anche che al variare dell'angolo θ cambia il valore dello spostamento in lunghezza d'onda. Inoltre si vede anche che la variazione di lunghezza d'onda è indipendente dalla lunghezza d'onda iniziale, dipende esclusivamente dalla massa dell'elettrone, scusatemi, questa m0 è m con e in realtà, è la massa dell'elettrone, quindi dipende esclusivamente dalla massa dell'elettrone, dal fatto che la costante di Planck ha un valore, è stato determinato dall'analisi del corpo nero, e poi dipende dall'angolo. Esattamente quanto riscontrato dall'analisi dell'esperimento di Compton. Si osserva infatti che se prendiamo un angolo θ pari a 0, noi sappiamo che il coseno di 0 vale 1 e si ottiene per 1 meno coseno di θ il valore 0, cioè per angolo 0 si ottiene un delta lambda pari a 0. E infatti nell'esperimento di Compton non si ha alcuna variazione della lunghezza d'onda quando si osserva lo spettro della radiazione in uscita ad angolo nullo, ad angolo di diffusione nulla. A θ uguale pi greco mezzi, cioè a 90 gradi, già si vede che il coseno di pi greco mezzi, il coseno di 90 gradi fa 0 e di conseguenza delta lambda non è più 0. Annullandosi il coseno rimane esattamente la lunghezza d'onda Compton dell'elettrone, cioè h fratto m con e c. Invece per θ uguale 180 gradi, cioè pari a pi greco, si ha coseno di pi greco uguale meno 1, di conseguenza 1 meno coseno di θ è pari a 1 più 1, cioè 2, e ottiamo la massima possibile fra le variazioni di lunghezza d'onda, cioè delta lambda è uguale esattamente a 2 volte il valore della lunghezza d'onda Compton dell'elettrone. Vediamo a questo punto quant'è il valore di questa lunghezza d'onda. La lunghezza d'onda Compton dell'elettrone h fratto m con e per c è pari a 6,63 per 10 alla meno 34 joule per secondi, diviso la massa dell'elettrone, che è 9,1 per 10 alla meno 31 kg, per la velocità della luce 3,00 per 10 alla 8 metri su secondi. Eseguendo i calcoli, intanto sulle unità di misura possiamo osservare che joule è newton per metri, chilogrammi per metri su secondi, ricordiamoci che il newton è pari a chilogrammi per metri su secondi al quadrato, quindi il newton diviso chilogrammi per metri su secondi ci porta sostanzialmente a lasciare soltanto secondi, perché chilogrammi per metri su secondo e chilogrammi per metri su secondi al quadrato si semplifica quasi tutto tranne uno dei 2 secondi qui presente. Quindi ci ritroviamo con un secondi a dividere al numeratore. Questo significa che newton, chilogrammi, metri su secondi e secondi si semplificano. Rimane soltanto metri, cioè l'unità di misura di lunghezza. Vediamo l'ordine di grandezza. 10 alla meno 34 fratto 10 alla meno 31 è pari a 10 alla meno 3. Diviso 10 alla 8 fa 10 alla meno 11. 6,63 diviso 9,1 è 3. Possiamo eseguire il calcolo. Diviso 9,1 per 3 è pari a 0,200.
43 a tre cifre significative. Quindi il risultato finale 0,243 per 10 alla meno 11 metri, o anche 2,43 per 10 alla meno 12 metri. Quindi la lunghezza d'onda Compton dell'elettrone, chiamiamola lambda E, pari a 2,43 per 10 alla meno 12 metri. A questo punto possiamo fare qualche riflessione numerica. Abbiamo detto che la lunghezza d'onda lambda differisce dalla lunghezza d'onda iniziale del fotone incidente soltanto per questa variazione di lunghezza d'onda, variazione che può andare da 0 fino a 2 volte la lunghezza d'onda Compton. Quindi può andare da 2,43, cioè da 0 fino a 2,43 per 10 alla meno 12 per 2. Quindi il massimo di variazione che possiamo osservare è 4,86 per 10 alla meno 12 metri. Ne segue che se la lunghezza d'onda lambda 0 è grosso modo dello stesso ordine della lunghezza d'onda Compton dell'elettrone, allora la lunghezza d'onda lambda può subire una variazione significativa. Ma se la lunghezza d'onda lambda 0 è per esempio nel visibile, cioè abbiamo per esempio una per lambda 0 un valore di 10 alla meno 7, è chiaro che sommare un 10 alla meno 12 a un 10 alla meno 7 non comporta alcuna variazione significativa. Motivo per cui la variazione di lunghezza d'onda, e quindi l'effetto Compton, si riscontrano, si possono oggettivamente misurare soltanto per lunghezze d'onda che vadano nella banda X, cioè lunghezze d'onda molto piccole che siano confrontabili con la lunghezza d'onda Compton dell'elettrone. Ed è quanto è stato osservato da Compton. Rivediamo un attimo la simulazione dell'effetto Compton. Eccola qui. Abbiamo detto ad angolo 0 si osserva soltanto il picco relativo alla lunghezza d'onda iniziale, che come vediamo è misurata in picometri, cioè in unità di 10 alla meno 12 metri, esattamente come la lunghezza d'onda Compton dell'elettrone. Man mano che spostiamo l'apparato sperimentale in modo tale da andare a vedere fotoni diffusi ad angoli via via maggiori, già ad angolo retto abbiamo una variazione di lunghezza d'onda che corrisponde, cerchiamo di metterla esattamente a 90 gradi, corrisponde grosso modo a quanto abbiamo stimato per la lunghezza d'onda Compton dell'elettrone, quindi siamo nell'ordine di 10 alla meno 12 metri, e il massimo ce l'abbiamo con diffusione a 180 gradi, e la massima distanza possibile, questa è pari a 2 volte la lunghezza d'onda Compton dell'elettrone. Rimane da risolvere un enigma però. Perché se la teoria di Compton, basata sulla relatività e sull'ipotesi di Einstein dei fotoni, prevede una variazione della lunghezza d'onda del fotone diffuso, abbiamo anche un picco con la lunghezza d'onda del fotone incidente. Cioè, teoricamente, in base alla teoria di Compton, e sviluppata anche indipendentemente da Debye, dovremmo avere soltanto questo picco, perché nel momento in cui non possiamo più applicare la teoria classica, questo picco non dovrebbe esserci. Come mai si presenta anche questo picco, quello diciamo della diffusione Thomson, previsto dalla teoria di Thomson basata sull'elettromagnetismo classico? Beh, c'è da fare una considerazione in questo senso. Noi abbiamo fatto l'ipotesi che l'urto avvenisse tra un fotone con lunghezza d'onda lambda 0 ed un elettrone libero. Abbiamo anche premesso che in realtà gli elettroni non sono liberi, gli elettroni sono legati ad un nucleo atomico e ruotano attorno a questo nucleo. Abbiamo però detto che normalmente questi elettroni, specialmente gli elettroni più esterni, hanno energie dell'ordine di pochi elettronvolte, quindi i fotoni della banda X sono perfettamente in grado di urtare con questi elettroni e di fornire loro un'energia tale da farli uscire, da rompere il legame con il nucleo. Quindi praticamente è come se l'urto avvenisse tra un fotone e un elettrone libero. Questo sì, a condizione che l'urto avvenga con gli elettroni più interni. Ma se prendiamo atomi di elevato numero atomico, oltre agli elettroni, scusate, gli elettroni più esterni, dicevamo, però per atomi con elevato numero atomico ci sono anche gli elettroni più interni, che hanno energie di legame molto più elevate, possono arrivare anche a ordini di grandezza di 10 alla 5 elettronvolte per atomi con elevato numero atomico. Se l'interazione quindi avviene tra il fotone incidente
e gli elettroni più interni, non è più valida l'ipotesi di elettrone libero. Si può riapplicare la teoria di Compton De Bay. Ma in questo caso l'interazione va pensata non tra il fotone e l'elettrone, ma tra il fotone e l'atomo nel suo insieme. O meglio, per quanto riguarda la carica elettrica che risponde all'interazione col fotone, è sempre quella dell'elettrone. Però nel momento in cui l'elettrone deve essere diffuso da qualche parte, deve tirarsi dietro anche la massa di tutto l'atomo, quindi anche del nucleo. Il nucleo abbiamo detto che ha una massa, se si tratta di un atomo con elevato numero atomico, che può essere anche dell'ordine di 10 alla 4 o 10 alla 5 volte più grande della massa dell'elettrone. Di conseguenza, quando andiamo a calcolare la lunghezza d'onda Compton, non è più la lunghezza d'onda Compton dell'elettrone, ma è data dalla costante di Planck fratto la massa dell'intero atomo per la velocità della luce. Comparendo al denominatore la massa dell'atomo anziché la massa dell'elettrone, ne segue che la lunghezza d'onda Compton che viene fuori da questa relazione è 10 alla 4, 10 alla 5 volte più piccola della lunghezza d'onda Compton dell'elettrone. Quindi è molto più piccola, il che significa che la variazione di lunghezza d'onda diventa trascurabile rispetto alla lunghezza d'onda della radiazione X. Quindi praticamente questi fotoni che vengono diffusi dagli elettroni più interni danno luogo ad una vera e propria diffusione Thomson, cioè come se fosse valida la teoria classica. Ecco perché normalmente sono presenti nello spettro dell'effetto Compton, al variare dell'angolo, sono presenti entrambi i picchi. Ovviamente l'altezza dei due picchi non è necessariamente uguale. Qui vediamo un caso in cui il picco dovuto all'effetto Compton con l'elettrone libero è un po' più basso del picco dovuto all'effetto Compton con l'intero atomo, cioè la diffusione Thomson. Beh, questa situazione può cambiare a seconda di qual è il numero atomico degli atomi che costituiscono il bersaglio. Per atomi con elevato numero atomico domina l'effetto della diffusione Thomson, quindi senza variazione di lunghezza d'onda. Per atomi con numero atomico più basso è più facile che l'interazione avvenga con elettroni debolmente legati e quindi domina l'effetto Compton, cioè la diffusione con elettroni praticamente liberi. Questo in qualche modo esaurisce le nostre conclusioni sull'effetto Compton, che ancora una volta si rivela come un'ulteriore conferma dell'ipotesi di Einstein dei fotoni, e anzi, nell'interpretazione dell'effetto Compton, i fotoni assumono un comportamento di natura prettamente corpuscolare. Su questo aspetto ci soffermeremo nella prossima lezione, in cui discuteremo del cosiddetto dualismo onda-corpuscolo. Ne abbiamo già una prima evidenza qui nei fenomeni che abbiamo esaminato. Infatti abbiamo parlato di raggi X e li abbiamo esaminati nel loro comportamento prettamente ondulatorio. Per esempio abbiamo parlato di interferenza, che è un comportamento tipicamente ondulatorio. Ma poi abbiamo parlato di urto dei fotoni con gli elettroni e questo è un comportamento di natura corpuscolare, utilizzando conservazione dell'energia e conservazione della quantità di moto.